tutti e bentornati sul mio canale. Guardate chi c'è qui oggi. Ciao! È tornata la zia Pao, oggi è venuta a trovarci dopo tantissimo tempo tra l'altro e non aveva ancora visto Matilde dopo il suo restyling, quindi vi lascio qui la sua reazione. Oddio! Fanno proprio tutto un altro viso, a parte che sono un po' più folti. Sì, sono più... E poi sono liscissimi. E a te piacciono i capelli lisci? Non si vedono neanche i buchi tra l'altro. Cioè, è com'è? Fatto benissimo, poi vabbè i riflessi dei capelli sono bellissimi. Sì, i capelli sono molto belli. Cioè, perché ti dà quel senso di folto, ma nello stesso tempo l'impressione che sia rado, no? Perché un po' si vede la cute. Sì, tipo bambina. Tipo bambina, capello fine. Matilde mi pare molto più signorina adesso, vero? La provi? La provo. La provo tantissimo. Nel video di oggi faremo una cosa un po' diversa dal solito. Sarà infatti una reaction ai miei vecchi video sulle Reborn in inglese, quelli che postavo sul mio scorso canale. Non so se qualcuno di voi si ricorda. Comunque io li ho conservati tutti e oggi andremo a rivederli perché secondo me ci sarà proprio da ridere. Cioè, a parte il mio inglese, ma poi anche proprio il modo di realizzare i video, ero super alle prime armi, quindi sono proprio curiosa di rivederli e insomma di ridere un po' con voi, oltre che con la zia. Quindi niente, io direi di iniziare subito con questo video. Ah, tra l'altro ho tantissimi video di questo genere, quindi se questo video vi piace, se ne volete altri, fateci sapere giù nei commenti lasciando un bel pollice in su, così magari in futuro riporteremo questa tipologia. Allora, vediamo un po' che video ti ispira. Ce ne sono tantissimi. Vabbè, direi che se a occhi chiusi sceglie, ok, scegli tu. Io ho paura di uno particolarmente. Ok, a occhi chiusi vai. Questo. Vediamo. Allora, si chiama Cute Outfit and Updates. Hi guys, it's me here. So I'm here with Ferragni. It's been a while since I filmed Joker. That's because I have a lot of things going on the new kit to paint, some shopping. Cioè, and yeah, questi video erano online, capite? In the swing, posso dire una cosa? Allora, a parte che il video è super mosso. Okay. L'outfit non è cute, cioè è un body normalissimo azzurro. Cute outfit. Non è cute. Normale, quindi. Cioè carino, normale. Ma poi la qualità del video fa schifo, cioè non so se... Ma è vero? Cioè, praticamente tra la fascetta e la coperta non c'è distinzione. Sì. Cioè a un certo punto qua la fascetta finisce nella coperta. Ma poi Giulia è grigia, perché è grigia? Vediamo se gli update sono in fondo. Oh yeah, and... She actually can't wait for her sister to be ready, and I can't wait too. I can't. Sapete che cos'era questa update? Era l'aggiornamento di Anna Lu. Perché stavo realizzando Anna Lu e quindi nel frattempo, no, io dicevo che non vedevo l'ora di averla, di terminarla, insomma. Ma poi è un video di ben 4 minuti e 09, tutto. Ma cos'è? Che tutto parlato, unica inquadratura. Va bene. Comunque la pallina e la coperta non mi raccolta. Sì, perché neanche i pallini si vede. Vai. Perfetto. Quello. Swimming pool routine. Quello. Hi everyone, it's Simone Baby J here. So today I'm in the bathroom and I'm changing Analu for her first swimming lesson ever. It's small and it's perfect for the swimming pool. And she's che taglio questo? Ah, che taglio! No, allora, cioè, possiamo dire due cose. Il taglio fa schifo, cioè hai visto quanto sono rimasto tipo immobile per un quarto d'ora? Guarda i colori di questa clip! Mi sembrava un video divertente, ma in realtà è tipo super imbarazzante. Cioè, tipo boldo sei. Tra il mio inglese e la qualità di... cioè, io vorrei farvi notare questa clip. No, c'è solo il mio braccio nell'inquadratura. Perché? Poi she is pacifier, this one. Pacifier. Per andare in piscina 10 ciucci. Pacifier. Pacifier.
quanto non è a fuoco. Oh, tutto arancione. So esatto. She looks so, so cute. ho trovato una cosa, è praticamente il tour della mia stanza tantissimi anni fa, questo qui. Eccolo, eccolo. To film the nursery tour today. Here you go. No, ma, no, ragazzi. No, raga. Ma a parte che è la mia stanza da teenager, perché effettivamente avevo tipo, non lo so, avevo tipo 17 anni quando ho fatto questo video, ma... E io vorrei farti notare invece questo. Allora, quello lì, quella carrozzina che vedete nel video, era mia di quando ero piccola. Era la carrozzina che diventava passeggino, che i miei genitori hanno usato per me quando ero piccola. E ce l'ho ancora, infatti stavo pensando di fare un video facendo vedere le differenze tra tipo il trio che ho adesso e quello che invece appunto andava negli anni 90. La qualità immagine è qualcosa di assolutamente vintage, comunque, nonostante non l'hai fatto tanti anni fa, però devo dire che la qualità è comunque molto anni 90. Sì, c'era solo la carrozzina e l'ovetto, invece se vedi adesso c'è tipo un castello di Rambo. La televisione è appoggiata a me. Io vorrei far notare che nonostante gli anni si ricorda ancora esattamente che cosa c'era ogni video. Cioè più o meno, non i particolari, infatti è per quello che poi ci troviamo delle sorprese. Allora, qua che apro l'armadio, la scatola era praticamente vuota, adesso è pienissima. Guarda con che delicatezza chiudi le cose, sposti le cose. Le mie non unghie, perché cioè mi mangiavo le dita praticamente. White soap, actually. Scelto accuratamente fra centinaia di saponi. Io al supermercato che tipo faccio andare su e giù e assaggia la consistenza in modo che sembri quella del latte. Ma c'eri anche tu una volta, certo. When I actually queste inquadrature a tipo mezzo millimetro dalla cosa. Ed è comunque sfocato. Cioè, guardate il fondo del mio armadio. Avevo messo le scarpine, quel cestino, che tra l'altro ho ancora questo cestino qua. Questo perché ogni volta è fra i piedi, ogni volta che cerchiamo qualcosa, quel cestino lì c'è, non so più mai dove metterlo. Anche allora è in mezzo ai piedi. Apprezzare l'inquadratura. Cioè, che cosa serve una cosa del genere? Perché... E poi è tutto mosso, non ho ancora visto un taglio in questo video. È vero? È tipo tutto insieme. Here I have my car seat. Ecco, ecco. L'unico vetto che avevo. Cioè, non che adesso io ne abbia 500, però avevo questo qui arancione e basta. Eccola. Carrozzina con Giulia, che era la mia unica record. Yeah. And back I have my bed. No, raga, quel letto così. Cioè io queste cose non so con che coraggio le metto sul mio canale. Cioè praticamente ma avevo... Ma con che orgoglio! No, no, ma perché? Perché? Cioè io se tornassi indietro mi prenderei proprio per il bavero e mi direi senti... senti tu! Tira insieme la tua vita! Allora, questi sono gli stessi cubi che vedete nei video in cui tengo i vestiti delle Reborn. Ci tenevo i vestiti anche all'epoca. Cos'è quel cordino? Il cilindro. Parte assolutamente della mia adolescenza, perché io andavo a scuola col cilindro. Un giretto tutto IKEA. Questi rigolosamente. Tra l'altro questi video editati tutti con Movie Maker. E Movie Maker, quando io cercavo di tagliare il video, lui, unendomi una clip all'altra, faceva tipo un difetto di unione delle due clip e quindi ti ricordi che tipo il movimento rimaneva tagliato sbagliato. Quindi, per evitare questa cosa, qualsiasi clip io dovessi tagliare doveva finire immobile. Quindi c'era sempre una parte prima del taglio, di non lo so, congelamento di tutto quello che c'era nel video. Oh yeah, let's go! Yeah! La musica devo dire che è iconica. Ma poi qua sicuramente mi stava filmando mia mamma. Bello. Che filmi dietro il sedile, compare la superficie del sedile. Sì, poi con un sacco di sbalzi.
Ma sai che quella è Anna? È Anna! Allora ero andata con mia mamma e con Anna, perché io mi sa che non avevo neanche ancora la patente, quindi ci aveva portato mia mamma. Prima di tutto avevo messo l'ovetto, quello arancione, no? Si vede così in alto perché l'ho incastrato sopra un carrello, quindi andavo in giro con questo coso che sembrava una torre. Arancione, ancora più arancione, sì. Con il riflesso del... Ma poi vado così veloce che non si capisce neanche cosa c'è. Bella! Vedi che era sopra il carrello così. Ecco perché c'era davanti Anna che stava guidando. Hai notato i capelli? Sì, ho notato. Quando avevo tipo 18 anni ho avuto la pessima idea di tagliarmi i capelli. Sono andata dal parrucchiere e le ho chiesto di tagliarmeli corti da un lato, il lato nero, e di lasciarli lunghi dal lato blu. E lei mi ha detto per un sacco di volte che sarebbero stati male, ma io continuavo a dirle che era quello che volevo. Quindi me li ha tagliati così, io ero pure soddisfatta. Ho fatto anche la maturità così. Ragazzi, si può. No, ma c'è un video trashissimo, però quello lo teniamo per un secondo video se ce lo chiedono. Sì. Che è stata la primissima passeggiata che ho fatto, nel senso nella natura, ecco, con la carrozzina, quella che utilizzavo ai tempi. Ma vuoi mettere questo? How to make fake medicine for the abandoned dolls. Easy. 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 Ok, come fare la medicina? Già che ci sono dei pennarelli, comunque mi preoccupa. Sì, perché coloravo la carta e poi la scioglievo nell'acqua, cioè lasciavo che il colore entrasse nell'acqua, no? Comunque vorrei aprire una piccola parentesi. Questi marker o pennarelli o tratto per lo che, cioè, costavano una fucilata. E lei cosa fa? Li usa per fare i tutorial. Then, when you like the color of your medicine, just take the piece of paper out. Con calma, eh? Questi qua sono i vasettini, quelli dei budini. Sì, ma poi continua a cambiare colore, di inquadratura, cioè tipo ci sono 800 bilanciamenti in questo video. Neanche uno giusto, probabilmente. Voglio vedere la delicatezza con cui mostri... Allora, prima di concludere, vediamo un video haul che è abbastanza una perla. Perché è già solo dalla copertina che si vede, cioè deve essere orribile. Poi c'è anche la faccina. Tiny haul, quindi piccolino. Hi there, it's your Bambi Julia here. So, firstly, sorry for the bad light. It's probably really, really bad. Secondo me anche Matilde è basita. Cioè, Matilde non dice niente, tutto il video che non dice niente. So, yeah, I'm really sorry. Allora, c'è inquadratura fissa sulle cose che ho comprato. Poi non è al centro, capito? È artistica. Oh, finalmente ecco, vediamo qualcosa. Vediamo. E luce è cambiata. Sì, tutto cambiato. Questi qua li avevo presi su eBay, tra l'altro. Ma poi tu potevi effettivamente vedere nel momento in cui riprendevi. Ma che cosa stavi riprendendo? Sì, però non riuscivo a rendermi conto. E se una cosa mi usciva sbagliata, poi non avevo modo di correggerla. Quindi così era e così rimaneva. Infatti si vede. Io direi che per il video reaction di oggi è tutto. Che perle, ragazzi, che perle. Fateci sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questa tipologia di video e anche di quello che vi abbiamo mostrato. E soprattutto diteci anche se volete vedere la seconda parte, insomma una nuova parte, visto che ci sono tantissimi altri video a cui fare la reazione, tra cui quello super trash con i capelli, con i capelli asimmetrici, andando a spasso con una carrozzina degli anni 90, quindi epico, insomma, da non perdere. Esatto. Noi speriamo tantissimo che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto piacere rivedere la zia Paola, visto che insomma me lo chiedevate da tantissimo tempo, e quindi eccola qui. Quindi un bacione a tutti e un saluto. Se questo video vi è piaciuto, per favore lasciate un bel pollice in su per supportare il mio canale, condividetelo su tutti i vostri social con tutti i vostri amici, e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale cliccando anche sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità. E noi ci vediamo prestissimo nel nuovo video. Ciao! Ciao!